Ciao Massimiliano, io sono Clara Panebianco, ho 42 anni, sono un'insegnante di scuola elementare e ho una figlia di 24 anni, quindi sono anche una mamma e tante passioni, o almeno avevo tante passioni. Sono un ex arbitro di calcio. Sono stata per quasi 10 anni un arbitro per l'Associazione Italiana Arbitri. Ciao Clara, tanto piacere di conoscerti. Abbiamo qualcosa in comune, io e te. Te sei stata per 10 anni arbitro di calcio e io per molti anni arbitro di basket, quindi fra arbitri ci si intende. Molto piacere di conoscerti. Partiamo, raccontami un po' quali erano le tue condizioni di salute prima della vaccinazione. Era una persona perfettamente sana. Semplicemente ero intollerante al lattosio, poi per il resto nessun problema di salute. Non ho mai avuto un parto a termine, ho avuto una bambina, una gravidanza, insomma, non ho mai avuto problemi di salute importanti, ecco. Gravidanza in giovane età portata a buon termine, figlia Senza sana. nessun problema, mia figlia è sanissima, mia figlia ha fatto il vaccino. Lei non ha avuto nessun problema. Hai fatto l'arbitro di calcio, poi quindi corsa, movimenti, una Sì, certa resistenza per tanti anni a buon 90 livello. minuti più i tempi supplementari eventualmente e comunque i minuti di Eh recupero. sì, poi insomma, gli arbitri, E poi allenamenti, soprattutto gli test. allenamenti e i Test test atletici, atletici a lo so, settembre. lo Insomma, lo so. yo-yo, Esatto. l'ex, lo chiamavano così, insomma, che non era Sì, facile. settembre è un mese molto bello quando arbitravo tutti quei Sì, test soprattutto quando atletici. tornavi dalle vacanze, io sono siciliana, quindi quando tornavo dalla Sicilia arrivavano i test atletici, quindi immagina, insomma. Ok, Però non erano problemi. stiamo parlando quindi di una donna attiva, sana, Sì. una mamma, una sportiva. Per quale ragione ti sei vaccinata? Mi sono vaccinata perché se non mi qualora non mi fossi vaccinata non avrei potuto più lavorare, essendo un docente, c'era l'obbligo. E quindi ho dovuto scegliere se vaccinarmi o rinunciare allo stipendio. Quindi ho deciso di vaccinarmi. A maggior ragione con una figlia, insomma, bisogna mantenersi, ecco, quindi era impensabile rinunciare allo stipendio. A tuo avviso, reputi di aver subito un ricatto? Beh, io non lo so se mi sarei vaccinata, cioè magari avrei aspettato, magari avrei, non lo so, però di certo mi sono vaccinata perché l'alternativa era essere sospesa dal lavoro, quindi diciamo che non ho avuto scelta, quindi non so come sarebbe andata qualora io avessi avuto la possibilità di scegliere. Che vaccino hai fatto e se te lo ricordi quando lo hai fatto? Allora, la prima dose l'ho fatta il 13 marzo del 2021 AstraZeneca e la seconda dose il 2 giugno 2021, sempre AstraZeneca. Cosa è successo dopo la prima e poi dopo la seconda dose? Allora, dopo la prima dose, sul momento ho avuto il fastidio al braccio. Poi ho preso la tachipirina, cioè loro dicevano di prendere la tachipirina, quindi ho preso la tachipirina. Poi, dopo circa una settimana, ho iniziato ad avere delle parestesie, delle scosse elettriche che venivano dalla gamba sinistra, che man mano che passava il tempo, all'inizio pensavo, vabbè, avrò fatto un movimento sbagliato, perché comunque io da sportiva mi alleno anche in casa, ho l'ellittica, ho la cyclette, insomma. Ho lo step, ho la mia mini palestra, diciamo, quindi mi sono sempre mossa, ecco, poi con i bambini a scuola, insomma, insegnavo anche motoria, quindi andavo in palestra con loro, mi mettevo le scarpe da ginnastica, correvo con loro. Notavo che zoppicavo, cioè facevo proprio fatica a camminare in maniera normale, mi sforzavo e queste parestesie scosse elettriche. Fino a quando ho chiamato una mia amica, perché all'inizio non ho subito collegato che potesse essere stato il vaccino. Quando
Quindi ho contattato una mia amica, mi ha detto vieni in ospedale che ti visito. Mi ha visitato, mi ha detto, beh, apparentemente sembra non ci sia niente di che, magari è lombosciatalgia e pubalgia insieme. Mi ha prescritto delle punture, io ho fatto la cura come mi è stata prescritta e non è successo niente. Ho chiamato la dottoressa, e mi ha dato sempre anche lei, delle pastiglie, magari un antinfiammatorio, magari era infiammato, sempre anche lei diceva che poteva essere lombosciatalgia e pubalgia, però questo, cioè nonostante loro mi avessero dato dei farmaci, le parestesie aumentavano sempre di più. Io la notte mi svegliavo perché non mi sentivo la gamba. E poi c'erano queste scosse elettriche all'improvviso, quindi io ho iniziato a non dormire. E quindi sono andata per la prima volta in ospedale. Sono andata in ospedale, sono andata al Gaetano Pini e hanno visto, cioè all'inizio mi avevano detto che molto probabilmente non era niente, però per sicurezza mi facevano sta lastra, perché le analisi erano tutte a posto, non c'era niente. E poi mi hanno fatto questa lastra. Io stavo aspettando, diciamo, il referto della lastra, dopo un po' mi dicono, signora, guardi che dobbiamo rifare la lastra. Ho detto, va bene, ma va bene farla così vicino? Cioè, signora, perché dobbiamo capire meglio. Vabbè, mi rifanno questa lastra, mi chiama l'ortopedico e mi dice che molto probabilmente, che c'è una massa, vedono questa massa, questo alone, dello scavo pelvico. E che avrebbero, dice, non si preoccupi, indagheremo nel reparto oncologico ortopedico. Quindi per me è stata poi mi hanno prescritto tutte le analisi che avrei dovuto fare dopo, quindi TAC, risonanza. Per me è stata una settimana terribile perché mi avevano detto che poteva essere un sospetto tumore. Poi per fortuna ho fatto la risonanza e la TAC. E se vinceva del liquido nello scavo pelvico, loro dicevano molto probabilmente di natura ginecologica. Quindi vado impegnativa, vado dal ginecologo, non è un problema ginecologico. Il ginecologo mi rimanda all'ortopedico. Torno dall'ortopedico, mi fanno altri approfondimenti, non è un problema ortopedico, è un problema neurologico. Quindi Io dal nel frattempo. ginecologo all'ortopedico. Dall'ortopedico al ginecologo, dal ginecologo all'ortopedico e l'ortopedico mi manda dal neurologo. Quindi vado dal neurologo e il neurologo dice, mi fa rifare tutte le analisi, quindi TAC, risonanza. Nel frattempo sono stata anche al pronto soccorso e niente, perché io stavo male. Ma stavo male, era un male strano, queste scosse elettriche, queste parestesie che diventavano sempre più intense, fin tanto che, parlando con una collega, mi dice, ma non è che è stato il vaccino? Perché non ci sono altre, hai fatto qualcosa di strano in quel periodo lì? No, hai fatto cure strane. No, non avevo fatto neanche attività fisica intensa da dire, cioè, che mi potesse portare a pensare. E allora lì ho iniziato parlando con i medici a chiedere, ma può essere stato il vaccino? No, ma signora, no, non è stato il vaccino, quindi dico siamo sicuri, nel senso io sono pro scienza, non sono Novax, non critico chi lo è. Perché è una questione di scelta, chi può scegliere è giusto che scelga cosa fare della propria salute. E quindi cosa succede? Che ho questa idea, mi si insinua questa idea che poteva essere stato il vaccino, dato che è stato in contemporanea quasi, dopo una settimana. Quindi chiedo. Ma sicuro che posso fare poi la seconda dose perché man mano in tutte queste ovviamente avvicendarsi di esami, analisi, TAC, risonanza, eccetera, eccetera, si avvicinava il 2 giugno.
Ma mi hanno detto stia tranquilla, arriva il 2 giugno, io nel frattempo camminavo già con le stampelle, perché in piedi da sola non riuscivo a stare. Quindi l'ultimo, diciamo, l'ultimo tra virgolette ortopedico che ho visto mi ha detto forse è il caso che lei si aiuti, perché spesso mi succedeva che mi cedeva il ginocchio all'improvviso e cadevo per terra. Quindi dice evitiamo che si possa fare più male. Quindi arriva il 2 giugno, faccio la seconda dose, torno a casa, nel frattempo io avevo, il giorno dopo avevo fissato un'altra visita ortopedica. La notte ho avuto come un fuoco nella gamba, proprio dovevo mettere il ghiaccio, non riuscivo a resistere, quindi il giorno dopo mi alzo, non vado al lavoro, vado da questo ortopedico, faccio questa visita e per l'ennesima volta mi prescrivono lodocaina, cioè non farmaci o approfondimenti per capire che cosa era successo al mio corpo, ma soltanto effetto placebo, ecco, ti diamo la lodocaina, ti anestetizza, non senti il dolore, il problema è risolto, ma non è così che funziona, ecco. Quindi torno a casa, in lacrime ovviamente, e chiedo al mio fidanzato di portarmi in ospedale. Vado in ospedale e niente, mi per fortuna, dopo che all'inizio mi avevano lasciato un po' nell'angolino, ecco, era anche un periodo importante per gli ospedali, sovraccarichi, era ancora il fuoco, diciamo, del Covid, e finalmente mi vede un ortopedico, chiama subito il primario e lui è stato il primo che ha detto sì, la signora ha i sintomi di una reazione avversa al vaccino. A voce? Sì, a voce. Per iscritto l'unica cosa, però la cosa che scrive è riporta, la signora riferisce che in data 13 ha fatto la prima dose di vaccino, però non scrivono niente. Mi vede il neurologo, sempre insieme al primario, mi fanno un eco color Doppler degli arti ed è tutto a posto, mi fanno l'attacco al cervello e mi hanno fatto altre analisi, insomma tutto negativo, tutti gli esami erano negativi. Quindi mi dimettono perché mi dicono che per sicurezza mi avrebbero mandato a casa, perché l'altra cosa da fare era a fare un'elettromiografia e un attacco con contrasto, però non era il caso tenermi in ospedale, insomma, ulteriormente. Quindi mi dimettono, io prenoto le varie, insomma, analisi, e dall'elettromiografia si evince una mononeurite del nervo femorale, quindi una paralisi del nervo femorale, e poi con la TAC però non si vede che cosa ha creato, perché in teoria un nervo che non respira deve esserci qualcosa che lo preme per non farlo respirare. Invece dalla TAC l'unica cosa che emergeva era che io avevo del liquido nello scavo pelvico, del liquido nel polmone, come se io avessi fatto una polmonite che io non avevo fatto perché i polmoni erano intatti. Mononeurite del nervo femorale sinistro. Quando hai ricevuto questa diagnosi? Il 18 giugno del 2021. 18 giugno 2021. Oggi siamo a settembre 2022, è passato ben più di un anno. Come sono variate le tue condizioni di salute in questo anno e più che è passato? Mi hanno prescritto una cura, ovviamente, quindi a base di Lyrica, Urbason, un mix di farmaci e degli Lassonal, che è praticamente un integratore. Quindi ho fatto tutte le vitamine B, tutte queste, insomma, però nessuno mi ha, inizialmente nessuno ha fatto la presa in cura, quindi nessuno mi ha indicato di fare fisioterapia. Ecco, mi facevo degli esercizi che trovavo su internet di persone che avevano subito interventi, però zero, perché io continuavo ad usare le stampelle. Arriva l'estate, vado giù, non riesco a guidare,
quindi io non ho guidato. Sembrava col calore, col mare, insomma, di aver avuto qualche piccolo miglioramento, e invece torno, rifaccio l'elettromiografia, sembrava andasse leggermente meglio. Una mattina mi sono alzata, sembrava che fossi migliorata, e invece quella mattina mi sono alzata e sono caduta per terra. Sono caduta per terra e sono andata subito al pronto soccorso, mi sono fatta accompagnare ovviamente. Al pronto soccorso ho spiegato tutta la situazione, ho portato con me anche tutti i vari verbali, insomma tutti i referti e tutto. E mi hanno fatto una lastra al ginocchio, però mi hanno detto che non c'era niente, molto probabilmente poteva essere la cartilagine, ma non c'era niente, e che la gamba per loro io non avevo nessun problema. Quindi, anzi, mi danno anche un suggerimento di chiedere alla mia dottoressa di farmi prescrivere dell'Exotan, perché per loro ero troppo ansiosa. E niente, quindi, visto che hanno deciso anche di mettermi in codice bianco, quindi avrei pagato il ticket, gli ho chiesto se gentilmente poteva farmi un'impegnativa per fare una risonanza al ginocchio, perché io gli spiegavo proprio il punto dove sentivo quel dolore allucinante. Allora mi prescrive questa risonanza, la faccio a pagamento, anche lì. E c'era praticamente del liquido dentro l'osso del ginocchio, un edema, l'hanno definito un edema, dentro l'osso del condilo femorale, quindi comunque era sempre in quella zona lì, secondo loro per eccesso di attività fisica, hanno scritto nel referto, sì. E io ero paralizzata, siamo a novembre, e io ero paralizzata da quasi un anno. Cioè, te eri paralizzata da un anno e loro ti hanno detto che la causa di questo edema era un eccesso di attività fisica. Praticamente a sinistra del ginocchio, poco sotto il ginocchio, per circa 10 centimetri, avevo questo liquido dentro. Come ti sei sentita quando ti hanno detto così? Malissimo, perché io sono ritornata in realtà, perché volevo parlare col medico che aveva fatto la diagnosi, loro si sono scusati, però gli ho detto scusate, io ho portato tutti i documenti dove, cioè, si evinceva che avevo la mononeurite del nervo femorale, ho detto è impossibile, cioè non potete essere, perché poi c'erano state, Massimiliano, tante altre cose, del tipo una volta di notte sono stata malissimo, ho chiamato l'ambulanza, sono andata in ospedale quando gli ho detto che avevo fatto il vaccino, che molto probabilmente era il vaccino, eccetera eccetera, hanno scritto sul referto autopresentata quando io sono arrivata con l'ambulanza. Cioè, che è una cosa assurda, non fanno dei cioè nel senso, anche quelli dell'ambulanza, i volontari refertano, cioè dicono oggi sono stato qui, a quest'ora sono stato qui, e io lo trovo assurdo. Mi sono sentita maltrattata, e da lì ho deciso di contattare uno psicoterapeuta, perché iniziavo veramente a credere di essere io sbagliata. Cioè, certe volte dicevo no, devo andare al lavoro, mi devo alzare oggi, ce la devo fare, e poi cadevo per strada anche se avevo le stampelle, perché ovviamente il corpo, cioè la mia testa dava tutti gli impulsi, cioè nel senso gli ordini al resto del corpo, ma il mio corpo non rispondeva. A parte non aver mai sofferto di questi sintomi nella tua vita prima, avevi mai avuto problemi di natura psicologica prima nella tua vita? Allora, andare dallo psicologo in teoria si può, cioè nel senso è una cosa positiva, mettersi in contatto con se stesso. Assolutamente. Quindi, cioè nel senso, perché non voglio essere fraintesa, ecco. Però non ne avevo mai sentito l'esigenza, nonostante mi sono cresciuta una figlia da sola con l'aiuto della mia famiglia, però. Cioè nel senso, ero piccolina, mi sono trasferita a Milano, insomma
ho dovuto affrontare varie difficoltà, ma non ne ho mai sentito l'esigenza. Ma qua c'erano dei medici che mi dicevano, più di uno, che ogni volta mi dicevano prende l'Exotan, prenda dei calmanti, cioè nel senso mi chiedevano di ricorrere a psicofarmaci. Questa cosa mi preoccupava, mi ha iniziato a preoccupare, visto che io mi fido dei medici, sentirsi dire da un medico forse ha bisogno di psicofarmaci, ho detto non è che c'è qualcosa che io non riesco a vedere, mi sono preoccupata. Ti sei sentita trattata come una folle, una pazza? Più di una volta, no, più di una volta, Massimiliano, non scendo nel merito, nel senso, però più di una volta sono stata, cioè, quando andavo in ospedale dicevo ma io sto male, mi avete tolto le stampelle, mi avete messo su questa lettiga, ma io non riesco a scendere, io devo fare la pipì, magari per 5 ore messa lì, e io gli dicevo potete accompagnarmi in bagno, e signora ma non vede che quello sta male, gli ho detto ma signora sto male anch'io, ma adesso le facciamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, e gli dicevo io non voglio l'antidolorifico, io sto qui buona, però io voglio sapere qualcosa. Passa un dottore e dice, io ero lì da 12 ore circa e ancora non mi aveva visto nessuno, mi avevano solo fatto un antidolorifico somministrato, e mi dice, signora, in 8 mesi nessuno ha capito che cos'ha, lei cosa pensa? Che noi lo capiamo in un giorno? E gli ho detto, adesso lei mi mette per iscritto quello che sta dicendo, mi chiama un superiore e io firmo le dimissioni, me ne vado in un altro ospedale, ma voi mi mettete per iscritto quello che state dicendo. Poi da lì è arrivato insomma il medico e lì hanno un po' di più sondato, però era ordinaria amministrazione che ti trattassero male, ordinaria amministrazione. Te sai che io sono un terapeuta, quindi la tua frase di prima sui terapeuti la sposa appieno. Hai iniziato questo percorso con una psicoterapeuta, ti ha aiutato? Sì, mi ha aiutato tantissimo, perché in primis mi ha detto lei ha vissuto una cosa terrificante, è ovvio che poi ha vissuto anche parte del percorso con me, che adesso poi ti racconto, e quindi giustamente piano piano insieme abbiamo capito che non sei pazza. Ok, benissimo, ottima notizia. Tutti questi specialisti che hai visitato, sei riuscita a passarli in convenzione? L'hai dovuti pagare di tasca tua? Un po' sono riuscita col sistema sanitario nazionale, ma i tempi spesso sono biblici, quindi a volte, nel senso, ho preferito pagare le visite, ma anche quando si va col sistema sanitario nazionale, quando tu fai a distanza di 10 giorni due TAC e una risonanza con e senza liquido di contrasto, capisci bene che nel senso le cifre diventano pesanti da sostenere. Per quanto riguarda la parte a pagamento, se io ti dovessi chiedere più o meno, cifra tonda, grandi linee, quanto hai speso finora per le tue analisi, esami, farmaci, integratori? Io ti dico, da 7.30 siamo intorno ai 2.003. Poi ci sono, perché gli integratori, le stampelle, perché tu magari per risparmiare le ho acquistate su internet, su Amazon, quindi nel senso non ti fanno la fattura, quindi non le puoi scaricare, tantissime cose non le puoi scaricare, compresi gli integratori. Non essendo mutuabili non sono neanche scaricabili. Quindi sicuramente una cifra sopra i 2.300 euro. Sì, molto più alta. Ho fatto un prestito per aiutarmi, perché con lo stipendio non riuscivo, perché in media, specialmente all'inizio, si parlava di 400-500 euro al mese soltanto di spese mediche, specialmente nella parte iniziale quando sondavo, e quindi non... Quindi hai fatto un prestito in banca, immagino? Sì. Hai fatto un prestito in banca per poterti pagare le visite, sì, integratori, farmaci, le analisi. Per rimettermi in piedi, ecco. Dovute al danno della vaccinazione. Sì.
Hai fatto segnalazione all'AIFA di questi tuoi eventi avversi? Sì, ho fatto segnalazione all'AIFA, sono stati molti, molto carini, l'ho fatta quasi subito, intorno all'8 giugno, quindi quasi subito dopo la seconda dose, perché con la prima avevo i dubbi, con la seconda ho avuto purtroppo la certezza che fosse stato il vaccino. E quindi ho fatto la segnalazione e loro mi hanno risposto che ovviamente avrebbero aggiornato la scheda tecnica su internet, però per la parte medica loro non potevano aiutarmi di rivolgermi al mio medico di base, perché il mio medico di base non aveva voluto farmi la segnalazione all'AIFA, l'ho dovuta fare io come cittadino. Cioè il tuo medico di base si è rifiutato di farti la segnalazione all'AIFA? Sì. In seguito a tutti questi problemi che hai avuto, in parte hai ancora, poi ci racconterai la tua situazione attuale, sei riuscita a ottenere, hai avuto un'esenzione? Sì, sono riuscita ad avere l'esenzione perché ho incontrato il mio 12° ortopedico, quindi un po' come gli apostoli, ecco. Ho incontrato questo ortopedico perché un mio vicino di casa con la moglie, sì, faccio i nomi, si chiamano Jacopo e Giusy perché li adoro, insomma, perché mi hanno aiutato tantissimo. Mi hanno detto: ma scusa, io ti vedo sempre con la tuta, il borsone da calcio, adesso è da un bel po' di tempo che ti vediamo sempre con le stampelle, perché? Che è successo? Quindi gli ho raccontato un po' la mia storia e mi hanno messo in contatto con questo ragazzo che loro conoscono, che si chiama Alessandro, che lavora per l'Ambrosiana Medical Center. Quindi mi danno il numero di telefono, io lo chiamo e lui mi dice: vai da lei. Quindi mi metto in contatto, vado e lei mi ha visitato. Mi ha detto che c'era questa impotenza funzionale, si vedeva, perché mi ha fatto anche camminare sulle punte, sui talloni, mi ha visitata, proprio la visita è durata più di 40 minuti. Poi a un certo punto ci siamo sedute e mi ha detto: signora, mi dispiace, ma lei ha i postumi come da long covid, pur non avendo mai fatto il covid. E allora lì mi sono iniziate a scendere le lacrime. Però non era la prima che lo diceva. Lei mi ha guardato e mi ha detto: perché piangi? Io adesso glielo metto per iscritto. Lei mi ha messo questa cosa per iscritto e ha fatto di più. Mi ha detto che io, intanto, finché permaneva quella situazione, io non dovevo fare nessun vaccino. Quindi lei mi ha fatto anche una presa in cura e mi ha fatto fare la fisioterapia, mi ha fatto iniziare la fisioterapia nel suo centro. Con Alessandro. E da lì te sei migliorata? E da lì io sono andata al lab vaccinale con tutti i documenti, con quest'altro documento di questa dottoressa, e loro hanno detto che non sapevamo che cosa fosse, che aveva, nel senso, quale degli eccipienti del vaccino mi avesse creato questa reazione. Quindi il medico del lab vaccinale quello che mi ha detto è: abbiamo deciso di darle l'esenzione fino al 31 luglio 2023, la mia esenzione ha validità fino al 31 luglio 2023, perché abbiamo paura che la proteina spike a lei non faccia bene, perché io quando sono andata lì, ovviamente, sì, cioè io sono una che crede alla scienza, quindi ti ho detto: magari non faccio l'AstraZeneca, me ne fate un altro, però nel senso non l'AstraZeneca. E loro mi hanno detto: guardi, molto probabilmente è proprio la spike che a lei fa male, quindi lei non potrebbe fare neanche Novavax. E quindi mi hanno proprio fatto l'esenzione. E io quindi ho iniziato la fisioterapia con questa dottoressa, con questo centro più che altro, l'Ambrosiana Medical Center. Ho visto tanti miglioramenti, però è una cosa molto lenta, molto lenta. Il tuo fidanzato, tua figlia, la tua famiglia, i tuoi amici, i colleghi al lavoro, ti hanno creduta quando correlavi i tuoi danni al vaccino, oppure sei stata allontanata da qualcuno? Mia figlia mi lavava, quindi come faceva a non crederci?
Non riuscivo più neanche a lavarmi, Massimiliano. Quindi fare la spesa, qualunque cosa. Quindi mia figlia, il mio fidanzato, mi hanno tutti sostenuta. Mia mamma è venuta qui a Milano per non farmi pesare che non riuscivo a fare le cose, i miei fratelli. Insomma, cioè nel senso, per fortuna la mia famiglia mi ha creduto, ma tante persone hanno sminuito la mia situazione. Ed è una sofferenza perché non te l'aspetti, mentre al lavoro mi hanno accolta benissimo, cioè nel senso non si tratta di mi hanno creduto o non mi hanno creduto, mi hanno sostenuta. Io ero un momento difficile della mia vita, loro mi conoscevano da un po', anche i miei bambini sono stati bravissimi, la mia rappresentante di classe, se avevo bisogno mi riaccompagnava a casa dopo scuola, se non c'era nessuno che mi veniva a prendere. I miei bambini sono stati bravissimi perché capivano che io ero con le stampelle, in classe mi muovevo con la sedia, con le ruote. E quindi, ma loro mi hanno compresa, mi hanno capita, mi sono stati preziosi. E la mia scuola soprattutto, perché era molto comprensiva anche quando capitava che io mi assentavo e quindi mi dicevano non ti preoccupare, ti sostituiamo, ma se hai bisogno di stare a casa, stai a casa. Famiglia, lavoro, ti hanno sostenuta, hai usato un termine meraviglioso. Settembre 2022, ora, quali sono le condizioni attuali di salute di Clara Panebianco? Allora, dall'ultima visita ortopedica io dovrei aiutarmi con le stampelle a camminare. Adesso sono 2 mesi che ho fatto la visita ortopedica, siccome sulla mia cartella clinica c'è scritta che non recupererò, o almeno al momento non ci sono i margini per recuperare completamente, questa cosa mi ha dato un attimino la spinta per abbandonare le stampelle, quindi ogni tanto cado, mi rialzo, mi sbuccio le ginocchia, fa niente e continuo. Però sono testimone, ti ho visto camminare senza stampelle, con molta gioia devo dire. Sì, dopo 18 mesi sì, però guarda, le vacanze. Non riesco a nuotare, non riesco a correre, non riesco a fare le scale, quindi nuotavo, mi lanciavo sul materassino, mio fidanzato mi trascinava fino in acqua, o mia figlia, nel senso, non è bello, perché comunque ti rendi conto che non sei tu, la mia vita non è più la stessa. Non sei la Clara di prima? No. Hai paura che tu non possa tornare quella di prima? Non voglio neanche dirlo, voglio proprio demonizzare questa possibilità, non ci voglio neanche pensare, ma voglio essere aiutata, perché io ho creduto nella scienza e ho fatto tutto come mi è stato detto di fare, consigliato di fare. E mi ritrovo in questa situazione, io voglio tornare, cioè la legge dice promozione, mantenimento e reintegro della salute fisica e mentale, io voglio che però questa cosa venga attuata, al momento non ho l'aiuto di cui ho bisogno. Ci sono stati dei momenti in tutta questa trafila di dinamiche, tutta questa storia, che hai pensato, ti sei sentita come un'invalida? Io sono un'invalida. Tutt'oggi? Io al momento sono un'invalida, perché il fatto che io non riesca a salire bene le scale, cioè nel senso penso ad una scala senza il corrimano, se non ci fosse dove appoggiarmi, io non riuscirei a farle. Una strada in salita, troppo ripida, non potrei farla da sola, quindi non sono una persona sana al 100%, sono una persona che ha un'invalidità,
che spero si risolva nel giro di nel più breve tempo possibile. Sono passati quasi 19 mesi. Cosa pensi di questa classe medica che, a differenza di famiglia e colleghi, non ti ha sostenuta, in molti casi non ti ha neanche creduta, in altri casi ti ha dato della matta? No, non saprei darti un giudizio. Di certo posso dirti che non hanno tenuto fede al giuramento di Ippocrate, questo è sicuro. Che anche loro hanno una coscienza e quindi tutti i giorni ci dovranno fare i calcoli. E beneficio del dubbio, magari si sono trovati anche loro in difficoltà per non perdere il lavoro. Non saprei, però è questo il pensiero mio, perché ho fiducia nei medici, quindi mi dispiace anche per queste situazioni che si sono create. Certo è, se adesso, ad oggi ti dico, dopo questi 18 mesi di esperienza, mentre prima quando magari succedeva qualcosa a qualche amica, gli dicevo vai al pronto soccorso, adesso non lo faccio più. Non consiglio più il pronto soccorso. Clara, ascoltare la tua storia non è stato per niente divertente, lasciatelo dire, perché tutto quello che è passato non lo augurerei al mio peggior nemico. La domanda di rito finale te la devo fare. Se tu potessi tornare indietro, lo rifaresti? Ne valgo della facoltà di non rispondere. Puoi avvalerti, puoi avvalerti. Non credo. Non credo perché ho avuto il Covid. E quello che mi è successo è le scosse elettriche che non sono passate neanche con la lirica, sono passate col Covid.